Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati al quinto video di questa rubrica, mini rubrica che in realtà tanto mini non è, di queste stime di mercato con giocatori passati e valori potenziali stimati attuali. Ricordiamoci che sono stime mie, perché fino a quando le parti non si incontrano, di valori di mercato non si può parlare. Però io ovviamente simulo questi incontri di mercato e vedo quello che potrebbe essere una stima di mercato e un parametro, un valore potenziale. Oggi passiamo ai centrocampisti, però a me piace parlare di centrocampisti offensivi perché sono quelli più interessanti. Quindi parleremo di Zizou Zidane. Perché? Perché intanto è uno della Juventus, un giocatore che tutti noi un po' amiamo in quanto juventini, e sicuramente è stato uno dei giocatori più forti del panorama internazionale di tutta la storia del calcio e tra i primi tre giocatori francesi più importanti. Forse prima è Platini, ma anche su questo ci sarebbe veramente da discutere. Detto questo, parliamo appunto di Zizou. Zizou cosa fa? Zizou è un giocatore che viene scoperto casualmente da Juventus e acquistato per una cifra veramente irrisoria di 7,5 miliardi di lire al tempo nel 96, che sono circa 3,9 milioni di euro con la conversione. Cioè veramente una cifra pazzesca a ribasso, nel senso che cioè, 3,9 milioni di euro, adesso ci compri il giovane 16enne sconosciuto, invece al tempo comprammo Zizou. Juventus fresca, fresca di cosa? Fresca di Champions League, Juventus con un potere contrattuale enorme rispetto alla squadra francese nel quale venne acquistato e fa un investimento che poi, come sappiamo, non porterà tanto successi a livello europeo perché la Champions non la vedremo negli anni successivi, tranne le finali giocate e perse, però chiaramente quelle non valgono più di tanto, cioè vale perché comunque il blasone si gonfia di finali fatte, però poi vale molto di più la vittoria finale. Zizou che fa 5 anni a Juventus vincendo il pallone d'oro nel 98 perché aveva vinto chiaramente con la nazionale francese il mondiale. 98, pallone d'oro, Zizou ha 26 anni perché è un classe 1972. Quindi già all'apice della carriera. Quel 98 è molto interessante perché potrei portare poi alle valutazioni di cui parliamo. Però poi Zizou fa un record. Fa un record perché la Juventus nel 2001 con Zizou 29enne, quindi quasi trentenne. E al tempo ricordiamo che i quasi trentenni, insomma, erano già vecchiotti, cioè 30 anni si fermava. Adesso questo gap è un po' aumentato, nel senso che un giocatore si ritiene vecchio magari anche dopo i 32. Però al tempo 30 anni, 29 anni, era già un giocatore abbastanza in là. Ricordiamo che Platini, qualche anno prima, una decina di anni prima, poco più, si è ritirato molto presto rispetto ai giocatori di adesso. Detto questo, Zizou viene venduto al Real Madrid. Ricordiamoci che poi Zizou si ritira solo nel 2006, quindi Zizou con il Real Madrid farà altri 5 anni, ritirandosi all'età di 34. Tra l'altro 34 che è un'età, come ho detto prima, bassina. Adesso, secondo i punti di vista adesso, è bassina perché a 34 anni un giocatore insomma, gioca ancora abbastanza bene, in teoria, anche se è un giocatore offensivo. Sappiamo che Zizou però soffriva di una malattia cronica, comunque benigna, che era, non mi ricordo il nome specifico, ma comunque una stanchezza cronica. E quindi si stancava molto facilmente, quindi 34 anni credo che volessero dir tanto per un giocatore del suo tipo, ma il talento non si discute. Detto questo, Zizou venne venduto dalla Juventus nel 2001 per gli attuali 77 milioni di euro, che al tempo erano in lire 150 miliardi di euro, record acquisto fino ad allora più oneroso della storia del calcio. Quindi chiaramente ha fatto un record non da poco, sicuramente era il miglior giocatore in circolazione, quindi è un record che andava benissimo. Bene, ora però passiamo ai confronti, perché quando parliamo di valori di mercato, i valori di mercato e le potenziali stime si fanno con giocatori, come ho detto nelle altre volte, simili, giocatori simili. Poniamo caso che Zidane sia in questo mercato attualmente, che sia un giocatore con lo stesso background che aveva avuto ovviamente negli anni 90, e si trova adesso a confrontarsi con chi? I confronti li ho fatti con due giocatori attuali, recenti, che sono stati ceduti, quindi mi sono ispirato a quello. Andiamo un po' indietro nel tempo, con De Bruyne. De Bruyne che nel 2015, 2 anni fa, prima della bolla Neymar, è stato venduto a 78 milioni di euro, 78 milioni di euro, che al tempo sembrano veramente tanti, col senno di poi forse non sono poi così tanti. In quegli anni venivano venduti giocatori simili, a cifre simili, parliamo dei De Maria, dei James Rodriguez, tutti 70 e 80 milioni, 65 e 80 milioni. Quindi quello era il punto di riferimento per le valutazioni del tempo. Quindi tutti i giocatori sono stati venduti a quelle cifre perché ci si riferisce a appunto gli acquisti simili fatti in quegli anni. De Bruyne nel 2015 aveva 24 anni, quindi parliamo di un De Bruyne che praticamente ha avuto una carriera un po' diversa rispetto a quella di Zizou. Zizou nel 96 era un giocatore di 24 anni, ma che non era in una squadra così forte e blasonata come quella che invece era De Bruyne, o meglio, non che fosse il Wolfsburg chissà cosa, ma sicuramente una squadra più importante.
Oltre a De Bruyne, però, facciamo un esempio più attuale, perché parliamo di questo mercato. Quel De Bruyne nel 2015 fosse stato venduto l'anno scorso, non sarebbe stato venduto a 78 milioni. Perché? Perché il scorso anno è stato venduto Neymar a 222, ma in questa sessione invernale è stato venduto Coutinho. Coutinho che alla fine è un trequartista, è un giocatore, secondo me, un centrocampista offensivo più che un attaccante, e quindi secondo me è un paragone giusto. Coutinho è stato venduto a 120 più 40 di bonus, potenziali 160 milioni di euro per Coutinho. Coutinho è un giocatore fortissimo, secondo me, però insomma, per me De Bruyne lo è anche di più. Attualmente De Bruyne si partirebbe sicuramente, attualmente con la cessione di De Bruyne, del Manchester City che sta per vincere, secondo me, alla fine la Premier League, che è ancora in Champions League e che comunque ha fatto, veramente sta facendo benissimo, con una base di 150 milioni, cioè vuol dire che con i bonus si può arrivare anche a 180. Non mi stupisce questa cosa qua e non mi stupirà nel caso in cui venisse ceduto, ma il Manchester City, se va avanti così, potrebbe far talmente bene che lo stesso giocatore rimarrebbe anche al Manchester City. Quindi questo è il mio metodo di paragone. Coutinho. E quindi Zizou? Beh, Zizou tra i 26 e i 29 anni, che io ritengo sia l'apice, 26 anni quando vince il Pallone d'Oro nel 98, 29 anni quando ovviamente viene ceduto, quindi qualcuno ha detto sì, questo qua è forte, quasi quasi lo compriamo, cioè nel Madrid, poi con il Galacticos hanno fatto delle cose strabilianti. Quel Zizou in quel gap di tempo, poi chiaramente dopo i 30 va, non dico incalando perché il giocatore è ancora fortissimo, ma non abbiamo più metri di paragone perché non è più stato ceduto, è andato a scadenza e si è ritirato a solo 34 anni. Quel Zizou, io, in quanto centrocampista offensivo e in quanto centrocampista offensivo sicuramente ha una valutazione minore rispetto a un attaccante, perché Zizou lo ricordiamo sempre come trequartista puro, pertanto trequartista è un centrocampista e non un attaccante. Il gap che ci metto è tra i 180 e i 200 milioni di euro, che potrebbe diventare veramente secondo solo lo stesso Neymar, però visto il valore enorme del giocatore, che per me cioè, doveva essere incedibile dal valore che cioè, attualmente un giocatore come Zizou sarebbe veramente qualcosa di pazzesco, non perché non per farle Andrea Bini nella situazione, ma perché chiaramente attualmente giocatori del genere sono molto rari e secondo me De Bruyne è uno di quei giocatori molto forti in tal senso, ma Zizou sicuramente era molto forte. Quindi, diciamo, questo Zizou all'apice della carriera, un 180-200 ce lo metto tutto. Ovviamente quella cifra irrisoria di 7,5 miliardi di lire di Zizou molto giovane, nel 96-24 anni, non sarebbero così. Nel senso sì, sarebbe comunque sconosciuto come allora, ma sicuramente quei 3,9 milioni di euro sarebbero i classici 10-15 milioni di euro che vengono dati per giocatori giovani emergenti semisconosciuti. Però comunque sarà molto di più di quei 3,9 milioni di euro convertiti. Però ovviamente la cifra che poi assumerebbe appunto Zidane tra i 26-29 anni che corrispondono al tempo 98-2001, direi che 180-200 ce li metto tutti quanti, se non di più. Detto questo ragazzi, vediamo il prossimo video che sarà quel che sarà. Sarà di un altro giocatore offensivo, particolare e molto amato, che si è appena ritirato tra l'altro. Il giocatore è Ronaldinho, ve lo spoilerò già. Quindi al prossimo video. Forza di voi come sempre, alla prossima, ciao. Paura, paura, paura. Paura.